Guido Novella, consigliere comunale a Valdagno, medico di base in pensione, conosciuto e stimato nella città lamiera, è morto in ospedale a distanza di circa 2 mesi dall'incidente in bicicletta di cui è stato vittima nei dintorni di Roma. Una disgrazia che si è consumata nelle prime ore di mercoledì, comunicata ai colleghi amministratori pubblici, suscitando il cordoglio di tutti uniti nel lutto alla famiglia valdagnese, lasciando un vuoto non solo in sala consiliare, ma nell'intimo di tante persone che gli hanno riconosciuto il suo profondo impegno nel sociale, oltre all'umanità dimostrata della sua delicata professione medica. Lo scorso lunedì 3 agosto il dottore era rimasto vittima di una probabile caduta accidentale mentre si trovava in sella ad una bicicletta nel corso di una breve vacanza nella capitale in compagnia della moglie. Avrebbe battuto a terra il capo percorrendo la Via Appia e le condizioni di salute si sono subito aggravate a causa del trauma cranico riportato, tanto da venire trasportato in codice di massima urgenza all'ospedale romano ricoverando in rianimazione. Uno stato di coma da cui di fatto non si è mai risvegliato. Dopo due successivi trasferimenti, prima nel polo sanitario di Arzignano, infine al San Lorenzo di Valdagno per la successiva degenza, dove il 69enne ha ceduto al postumo delle lesioni subite dell'incidente dopo 2 mesi di resistenza all'ineluttabile. Date le modalità dell'esequie dello sfortunato cittadino illustre e profondamente legato alla cittadina vicentina, saranno rese note probabilmente domani.